Ancora nessuna traccia di Luca Moretti, il 26enne scomparso da Rigutino esattamente un mese fa. Cresce così giorno dopo giorno la preoccupazione sulla sua sorte. Il giorno della scomparsa il ragazzo era uscito nel primo pomeriggio con un amico che attorno alle 17 lo aveva riaccompagnato a Rigutino. Luca quella sera infatti aveva una cena in famiglia, ma in realtà a casa non è più tornato. L'amico sentito dai carabinieri ha detto di non aver notato alcun atteggiamento strano, nulla dunque che potesse far presagire l'imminente scomparsa le ricerche non si sono mai arrestate. Inizialmente erano state battute le zone nei pressi del casello autostradale di Battifolle, prendendo come riferimento l'ultima cella canciata dallo smartphone del giovane. Carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile hanno poi concentrato le operazioni anche in altre zone della provincia, ma le incessanti ricerche al momento non hanno portato alcun risultato. Nemmeno dai tabulati telefonici sarebbe emerso nulla di significativo ai fini investigativi. L'appello sulla trasmissione Chi la avrebbe portato unicamente ad una segnalazione da Milano non ritenuta però attendibile. La sera in cui è scomparso Luca non aveva con sé né mezzi né denaro. Dalle indagini è emerso che il 26enne poco prima di sparire aveva chiesto un prestito in banca e qualche migliaio di euro senza però ottenerlo. Gli inquirenti al momento non escludono alcune ipotesi dall'allontanamento volontario agli scenari più drammatici. La procura di Arezzo infine ha infine aperto un fascicolo al momento senza indagati con titolare il PM Marco Dioni.